presentiamo il Padfone di Asus, lo smartphone che presenta la casa asiatica con alcune caratteristiche molto interessanti come il processore Snapdragon Dual Core da 1.2 GHz, una soluzione particolare perché questo smartphone, che potete vedere qua di fronte, verrà venduto in bundle inizialmente in Italia con la Padfone Station, ovvero l'interfaccia tablet da integrare insieme al telefono. Vediamo un po' l'interfaccia del telefono, piuttosto pulita, Android Ice Cream Sandwich, non troviamo grandi personalizzazioni tranne alcune scorciatoie. Andiamo a vedere la versione, abbiamo versione di Android 4.0.3. Come possiamo vedere, Padfone presenta una struttura abbastanza solida, una cover in plastica però molto ben costruita. Abbiamo ai lati i connettori per integrarsi con la station, abbiamo il cavo, ci pare, micro USB e mini HDMI, e abbiamo una struttura a candy bar piuttosto carina. Sappiamo che lo smartphone arriverà nel nostro paese a metà di maggio con la Padfone Station e verrà venduto insieme ad un operatore. Verso giugno, verso la metà di giugno, invece il telefono verrà venduto libero in Italia ad un prezzo di 699 euro. Andiamo adesso ad analizzare il Padfone con la... adesso facciamo un'analisi del browser web, siamo connessi tramite Wi-Fi, sì. Proviamo ad andare su qualche sito tipo Nexus Lab o Yahoo. Tastiera anche questa che presenta una struttura classica di Android Ice Cream Sandwich. Il firmware non è ancora quello definitivo. Aspettiamo il caricamento della pagina. Per adesso sembra tutto molto fluido. Naturalmente poi vorremmo fare una disamina più accurata nei nostri studi. Adesso vediamo la... adesso proviamo il desktop. Non riusciamo ad andare nella versione desktop del sito. Andiamo su Yahoo. Andiamo sulla versione desktop. Ok. Come potete vedere, i tasti di sistema sono integrati nello schermo e non sono tasti dedicati, come per intenderci il Galaxy Nexus. Quindi dinamici, con video, eccetera, vedremo i tasti muoversi e scomparire. Eccoci qua, sito abbastanza buono, proviamo il pincito zoom. Sembra tutto già abbastanza fluido. Vediamo il Padfone che sta riproducendo un video in questo momento. Adesso metteremo il Padfone nel apposito alloggiamento della Padfone Station e la station riprodurrà direttamente il contenuto dello smartphone, tutto in automatico senza perdere la sessione in corso. Faccio vedere il dietro della station. Qua abbiamo i fori per la fotocamera e qua abbiamo il cassetto praticamente dove inserire il nostro smartphone. Ok, adesso proviamo la Padfone Station con la sua interfaccia tablet.
Ricordiamo che in questo momento i processi in corso vengono elaborati ancora dallo smartphone, perché l'hardware è tutto insito in questo dispositivo, mentre il tablet praticamente non è altro che un grande contenitore con uno schermo con delle casse aggiuntive. Naturalmente troviamo anche una batteria. Caratteristica interessante è che le batterie sono sequenziali. Come possiamo vedere, la batteria del Padfone in questo momento della Padfone Station sta caricando la batteria del Padfone. Stessa cosa succederà con la dock che noi conosciamo, classica dei Transformer. Dovete vedere, l'interfaccia è rimasta praticamente simile a quella che noi conosciamo di Ice Cream Sandwich. La soluzione Padfone più Padfone Station, vi ricordo, costerà 699 euro. All'inizio si potrà trovare solo il bundle. La tastiera invece, la dock, è adattabile a quella del Transformer, ma presenta un aggancio un po' differente, ci hanno detto, quindi potrebbe andare a graffiare la station, anche se è comunque inseribile. Adesso andiamo ad aprire la pagina del browser. Potete vedere, il browser è lo stesso di prima, solo visto con uno schermo più grande. Inoltre, tramite la station o tramite appunto solo il Padfone si potrà utilizzare la fotocamera da 8 megapixel con autofocus, interfaccia un po' personalizzata, abbiamo il focus a zone a seconda del soggetto che selezioniamo. Possiamo vedere delle foto già fatte in precedenza. Videocamera e anche la possibilità di creare panorami con la modalità già integrata in Ice Cream Sandwich. Flash LED. Prova a tirarlo fuori. Vi mostriamo come tirar fuori il Padfone che si può tirare fuori dal cassetto, semplicemente sfilandolo dalla USB e dalla micro HDMI. Qua c'è anche un'impostazione. Non si riesce più a arrivare all'impostazione. Era apparso un attimo. Stiamo cercando le impostazioni del telefono, eccole qua. Con uno swipe laterale riusciamo a vederle. Più o meno sono classiche, abbiamo qualche filtro, ma nulla più. Video in 1080p. Il Padfone verrà venduto nella sola versione da 32 GB in Italia, per adesso, dal prossimo mese.